Sì, penso che sia stata la serata perfetta. Diciamo che ci siamo un po' complicati la vita e a volte bisogna capire meglio e gestire i momenti della gara perché penso che essere sul 2-2 ad un certo punto in questa partita era veramente un suicidio. Poi siamo riusciti a fare il terzo gol e quindi la partita è tornata, abbiamo portato a casa la vittoria, ma ripeto, dobbiamo essere più bravi a gestire certi momenti. Il Trapani se l'è giocata fino in fondo e forse ha scontato il fatto che questa sera il Pisa, al di là dei meriti, si è un po' ripreso dei punti che aveva perso immediatamente per strada nelle precedenti due partite. Ma sì, penso che le precedenti due partite abbiamo perso dei punti per strada immeritatamente. E stasera, la partita scorsa a Chiavari abbiamo preso gol oltre il 90esimo. Stasera l'abbiamo fatta. Il calcio è un po' questo: vedo risultati imprevedibili ogni giornata. Quindi, noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare più punti fino alla fine, perché a questo punto penso che la salvezza sia ipotecata. Ecco, a proposito di quello, pensi che il traguardo sia raggiunto? Adesso si può guardare ad altro o comunque si può giocare con uno spirito diverso? Ma noi cercheremo, penso, di giocare tutte le partite che verranno alla stessa maniera di sempre. E sognare è lecito. Cerchiamo, ripeto, di partita una partita alla volta e poi il 31 luglio tireremo le somme. Senti, oltre al gol stasera per te anche un assist molto bello a Vido che ha portato il primo vantaggio del Pisa. Bello anche l'abbraccio tra voi due subito dopo il gol. Insomma, questa coppia, il Pisa ha dimostrato prima Marconi Masucci, adesso Marconi Vido, siete intercambiabili e là davanti c'è una bella intesa. Ma sì, io penso che ogni ragazzo della rosa, o in questo caso stiamo parlando di noi attaccanti, che ha giocato e che gioca, cerca sempre di dare il massimo per la causa. E quindi ha fatto gol Luca, eravamo felicissimi come se l'avessi fatto io, come se l'avessi fatto un altro. L'importante, ripeto, oggi era vincere.